90, 100. Allora, buongiorno a tutti, eccoci qua, ben svegliati, ben arrivati. Oggi parliamo di un tema controverso su cui io almeno, ma credo un po' anche la mia ospite, abbiamo alcune opinioni, ma anche delle non opinioni, nel senso che abbiamo dei dubbi. Però il tema è chiarissimo. Però anzitutto vi presento l'ospite, anzi si presenta solo, si chiama Debora Striani, studentessa di economia alla statale, vero? Alla bicocca. Bicocca, vabbè, era, insomma, una volta era statale, poi hanno spezzato, hanno creato. Bicocca a Milano e collabora, fa video, fa cose con il gruppo di Economia Italia che collabora anche nell'ambito di Liberi Oltre e ha avuto, però è qua non per, è qua perché gliel'ho chiesto io, punto numero uno. E lei gentilmente ha detto ok, mi sveglio presto e provo, perché la cosa mi interessa, quindi grazie, grazie Deborah. E due, perché è stata protagonista in ben due occasioni, una più recente, che è quella che mi ha motivato, ma anche quando? Qualche mese fa, no? Sì, qualche mese fa. Di fenomeni di catcalling, cioè nel fare video su temi economici, dopo lei ci racconterà cosa, assieme al gruppo Economia Italia, in entrambe le occasioni qualche genio del male ha deciso che lui, il suo contributo alla discussione era fare commenti sugli attributi fisici di Deborah, con espressioni varie di desideri sessuali. Per carità, legittimi, io notoriamente sono uno sboccato, non ho problemi, quindi non è quello. Il punto è che se in contesto di un dibattito che parla di economia e di educazione alimentare decidi che l'unica roba che riesci a contribuire è quella, forse qualcuno ha il diritto di reagire. Ci sono state reazioni, allora, un classico episodio di catcalling, come avete detto, cioè questa cosa per cui in molti paesi del mondo, non solo in Italia, se andate in America Latina è peggio ancora, se andate in Asia, invece, almeno in pubblico non esiste, noi maschi ci sentiamo, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io, poi ho smesso, ma l'ho fatto anch'io, quando ero ragazzino, di esplicitamente, pubblicamente, decidere di, come dire, valutare le doti fisiche delle donne che incontriamo, anche se non le conosciamo, anzi specialmente se non le conosciamo, in maniera più o meno aggressiva. Deborah ha reagito la prima volta, poi ci racconterà cosa è successo, stavolta non ha reagito, diciamo così, se l'è messa via, ma adesso di nuovo ci dirà, e un collega ha detto, ma insomma, ciccia boom, sta roba non mi piace neanche un po', è aggressivo, è violento, è violazione della libertà delle persone, ha fatto in un post su Facebook il nome e il cognome di questo soggetto. Sì, è chiaro che io su questo sono d'accordo, poi vedremo perché, e ha ricevuto sia approvazioni su, la cosa probabilmente a me ha colpito gli argomenti di alcuni ragazzi più o meno alla stessa età, cioè giovani, ventenni, studenti universitari, che dicono perché esponi questo alla gogna mediatica? In fin dei conti è solo un cretino, ma cosa importa? Perché lo devi fare? Così sembri a Lucarelli. Sembra che sia uno dei nuovi Reductio Hitlerorum, no? Se l'ha fatto la Lucarelli è male. Io ho fatto osservare, beh, la Lucarelli addirittura mi veniva degli esempi molto più volgari. La Lucarelli respira. Il fatto che respiri non implica che io, per fare rispetto alla Lucarelli, cerco di ammazzarmi per asfissia. Quindi non mi sembra un argomento molto intelligente. E ovviamente ti fa notare che chi lo fa, questo rileva che chi fa queste eccezioni poi alla fine appunto è maschietto dello stesso gruppo sociale, probabilmente della stessa banda. Allora, però questo apre una serie di temi sulla libertà, sul diritto di dire le cose quando è giusto, quando è sbagliato, quando è ragionevole, quando è ridicolo, eccetera, eccetera, che a me interessano perché mi interessa un po' la logica, mi interessa anche capire come evolve la maniera in cui conviviamo. Allora ho detto perché non discuterne con la protagonista. A questo punto mi taccio e do la parola a Deborah che da un lato finisce di presentarsi meglio di quanto io abbia fatto e dall'altro poi ci racconta sia la storia sia il suo punto di vista. No, grazie per l'opportunità, nonostante l'orario abbastanza indecente delle 8 di mattina, per parlare di questo tema. Brevemente racconto i fatti, in modo tale da poter avere un po' anche le basi per poter valutare e discutere. La settimana scorsa, appunto, stavo facendo un video su Economia Italia e chiedevo nelle storie su Instagram delle preferenze riguardo. Se insomma con la pandemia fosse cambiato il modo di acquistare alimenti online della community, qualcosa appunto come diceva prima Boldrin a livello economico e come al solito per far interagire si chiede cosa ne si pensa alle altre persone, si lascia un box di domande pubblico. E a questo punto che i commenti ricevuti
in particolare di una persona che poi è quella oggetto del post che è stato ripubblicato, miravano a commentare neanche troppo velatamente l'aspetto fisico con frasi tipo una botta gliela darei, non so se posso citare, ma mi sembra che su questo siamo assolutamente d'accordo, che citare il muto. Anzi, spero sempre per non disturbare, dico che sì, credo che si possa dire, io le dico queste cose, spero che Twitch non ci sia. Poi mi è venuta la battuta, dico, nel caso specifico io mi dissocio, così, siccome si dice su Twitch per evitare che ti finisca nei guai, quindi... Vabbè, per raccontare i fatti, semplicemente poi è stato fatto questo post su Facebook in cui è stato ripostato effettivamente, è stata postata effettivamente la risposta, e ci sono stati una successione di commenti che sia sminuivano un po' l'accaduto, sia si accusavano che non fosse necessaria la gogna mediatica in questo caso. E da qui appunto sono scaturite un po' di domande che anche io magari volevo porre. La mia impressione in quanto dopo aver ricevuto quelle parole di certo non è stata positiva, nel senso che non c'è molto da commentare su la stupidità del soggetto. Molto più interessante forse è domandarsi se quanto sia lecito appunto fare queste... porre questi commenti, quanto bisogna tollerare queste cose, quanto invece è giusto o sbagliato prendere posizione pubblicamente, soprattutto riportare nomi e cognomi. Io quando è stato proposto il titolo di questa live, che se non mi sbaglio era catcalling o gogna mediatica, chi è nel torto? E anche io mi sono andata a cercare effettivamente la definizione di gogna mediatica, perché cosa vuol dire gogna mediatica? E definizione base, accusare qualcuno, esporlo al pubblico disprezzo per un reato supposto, quindi che non è stato ancora sentenziato da un giudice o da un'autorità giudiziaria. E quindi anche qui forse mi viene in mente, è effettivamente gogna mediatica il riportare i fatti che sono successi con anche la persona che li ha commessi, come appunto una citazione, perché non si tratta di un commento privato ma un commento pubblico che è stato fatto in un box di domande pubblico. E anche qui forse la domanda che ne stavo anche un po' parlando prima è perché non si potrebbe fare, perché non sarebbe lecito farlo. Non so se ci sono altre domande, altre considerazioni, io magari preferivo interagire un po'. Allora ci penso io, adesso poi andiamo mano a mano, alcune persone arrivano in Italia, per esempio Kubi Soundlab ci sta chiedendo di cosa parliamo, adesso lo capisci. Catcalling è l'opportunità. Allora io vedo alcune questioni, una molto semplice, sul piano privato, credo non sfondare porte particolarmente robuste, credo che da un lato uno privatamente abbia tutto il diritto di dire cose del genere. Se non voglio ripeterlo sempre perché sennò diventa un po' ridicolo. Mi conoscete, non è che mi censuri particolarmente nelle parole, non è perché è un po' ridicolo. No, ecco, il nome in questo caso non interessa, perché adesso, diciamo, andiamo un po' oltre, cioè andiamo a guardare il problema culturale, se volete. Quindi, sul piano privato uno può dirlo, e sul piano altrettanto privato la donna o l'uomo in questione possono dirgli, guarda, però mi offende, mi infastidisce, mi mette in difficoltà, evita di dirlo, se no la prossima volta ti saluto e fine. E i circostanti possono decidere, ognuno di noi ha dei criteri, no, di interazione sociale, e li può attuare. Io facevo un esempio prima a Deborah, io l'ho annunciato, lo faccio, io bestemmio, come sapete. Acquisito per mille ragioni, nonostante gli sforzi disperati di mio padre e mia madre, religiosissimi e serissimi e educatissimi, non farlo, nell'ambiente in cui sono cresciuto dopo i 14 o 15, era un intercalare continuo, l'ho ripreso, a un certo punto attorno ai 17 ha cominciato a uscirmi, poi ha oscillato, lo faccio tuttora. Io mi rendo perfettamente conto che questo infastidisce le persone, quando le persone mi interessano io cerco di evitarlo, lo limito al minimo. Quando c'è familiarità mi lascio andare, perché se mi sente la mia compagna dice ma come, con me bestemmi continuamente, sì, vabbè, insomma, con te devo rilassarmi, in ambienti formali sto più attento.
Se invece anche in ambienti, come dire, pubblici, più di tanto non mi interessano, se mi scappa il porco mi scappa e me ne frego del fatto che abbiano. Ma questi siamo nel privato, allora, credo che su questo non ci sia molto di controverso. Il punto vero è pubblico, ok? Quindi se qualcuno ti aggredisce in pubblico verbalmente, è buona idea controaggredire pubblicamente? Cioè manifestare pubblicamente che quella modalità di interazione ti infastidisce. Questo è un po' il tema, no? Sì, esatto. Anch'io volevo collegarmi a quest'ultima affermazione. Cioè, ben diverso, sono proprio due cose diverse la sfera pubblica e la sfera privata. Perché appunto, come dicevo anche prima, uno è libero di pensare quello che vuole, nessuno vuole mettere un bavaglio alla libertà. Il fatto è che quando queste cose vengono fatte in pubblico, il passaggio che c'è tra il io penso questo, magari io dico questo a una persona che conosco, a in amicizia, in confidenza, faccio la battutina all'amica, alla ragazza, così, è una cosa. Nel momento in cui uno si sente in diritto di esprimere questa... No, perché non... Voglio anche chiarire che non sono apprezzamenti, molti commenti erano ma è un apprezzamento, no, non è un apprezzamento dire una botta te la darei, cioè chiariamo questa cosa e se qualcuno interessa ne discutiamo, insomma, ma non è un apprezzamento, prima cosa. Secondo, il passaggio che c'è tra il io penso questa determinata cosa, io la espongo pubblicamente, sento il bisogno di dirlo, sento anche il potere, tra virgolette, di poterla esprimere pubblicamente. È lì che si passa alla violenza e all'atto che secondo me è giusto denunciare verbalmente, perché premesso che non è un apprezzamento, premesso che si fa pubblicamente, allora forse ci sono sotto delle dinamiche, delle problematiche che vanno denunciate. Perché se io vedo una ragazza che parla in un video di un argomento serio e gli si viene chiesto cosa ne pensi, devo... vederla o comunque non solo vederla in modo, diciamo, sessuale o in modo oggettificato, devo anche, anche esprimerlo, sento anche la necessità di farlo sapere e non me ne vergogno, perché se lo dico pubblicamente per me è una cosa normalissima, perché sennò non lo farei, non metterei la mia faccia attaccata a un commento, cioè perché per alcune persone è normale poter, diciamo, commentare in questo modo, poter vedere anche le altre persone, non le altre persone, parlo un po' troppo generale, una ragazza che fa un determinato video in un determinato modo che non è un complimento, non è un apprezzamento, è una vera e propria, viene a dire violenza, però violenza forse può essere un po' frainteso, cioè una vera e propria... sminuire l'identità di qualcuno e farlo sentire offeso è una molestia. Allora, vedete, io ho chiesto apposta all'intermediario, l'altro Umberto, io non conoscevo Deborah, né sapevo, cioè, ho letto dell'episodio, ma non conoscevo la persona, mi interessa, ho detto vorrei la protagonista perché c'è un punto di vista suo che non è il mio, ho tre volte i suoi anni più o meno, a meno di arrotondamenti, e faccio il maschio, e una volta queste cose qua le dicevo anch'io. E mi viene anche la tentazione di dirle, quindi adesso vi racconto il punto di vista dell'altro, no? Avete sentito il suo. Perché? Perché i tuoi moduli culturali, non è che mica bisogna essere dei porci, cioè non mi considero un maledetto maschilista, anzi, credo l'opposto, però ci sono dei moduli culturali che hanno, il punto è che la valenza soggettiva della frase in questione, o di frasi simili, cambiamo, no? Che bella gnocca, per dire, no? Dove usi la parola gnocca, non dici che bella donna, che è già un'altra roba, ma dici che bella gnocca. Ha una valenza per me che è completamente diversa da quello della donna che se lo sente dire. E questo è il punto che va compreso, il punto numero uno. E quindi quando acquisisce, non è difficile se non sei mona, che nel contesto che cambia, in realtà poi se parlo mi ricordo mia madre, che era una bella donna, che mi diceva, a me ha sempre infastidito che mi dicevano che bel culo. Però mia madre, che il bel culo ce l'aveva negli anni 50, se lo metteva via, perché negli anni 50 dovevi accettare che dicevano che bel culo. Però anche mia madre, nata nel 1932 e purtroppo defunta nel 92, aveva questa reazione da
quando siamo diventati adulti, ne parli e lo scopri. Quindi, innanzitutto, non è proprio che sia la differenza, secondo me, per carità, non riesco, non so, non posso immaginarmi cosa una donna del 1874 pensasse a un'affermazione del genere, però qualcuno non glielo vedeva, erano già i vestiti enormi, per cui era impossibile complimentarlo, al tempo l'attenzione degli uomini era rivolta altrove. Ma direi questo dettaglio storico, non lo so. Di certo, da parecchi decenni, le donne che ho conosciuto trovano questo tipo di osservazioni sgradevoli, a meno che non sia in contesti privati in cui implicano qualcos'altro e conosci la persona, e allora è una cosa diversa. Quindi, detto questo, e detto che una persona lo sa, il problema che a me sembra interessante è utile, come dire, redarguirlo. Allora, notate che il punto non è di quello che dice Deborah, perché ovviamente è legittimo che se tu mi dici in pubblico in particolare qualcosa che io trovo sgradevole, offensivo, aggressivo, io ti rispondo, cioè, poi mi conoscete, io ti immagino, io uso la dottrina Powell, io non rompo i coglioni a nessuno, ma se rompete i coglioni a me, vi riempio di pugni. Così vi passerà voi, sì, no, no. È nota come dottrina Powell, chi interagisce con me sui social lo sa, se vieni a dirmi che ho torto, va bene, adesso o me lo sprovi oppure sei un idiota. Quindi, però questo sono io. Il punto più sottile qui è se lo deve fare la terza persona. E cioè la gogna mediatica di gruppo. Questa è stata messa in discussione e questo secondo me è interessante da discutere. Vanno, le vostre opinioni servono perché permettono... Tu vedi i commenti, vero Deborah? Adesso lo vedo come... Ok, ora li vedo. Prima no, ora li vedo. E no, esatto. Più che altro ci sono dei passaggi che io personalmente non capisco, ma anche confrontandomi con prima, insomma, anche in questa sede. Cioè, esattamente perché non si potrebbe o perché sarebbe sbagliato mettere il nome, per esempio, della persona che compie determinati atti. Adesso sto leggendo i commenti. Stai tranquilla, non è tu vai tranquilla, poi te li tiro fuori io perché... Ah, ok. Io li metto anche perché così quelli più rilevanti poi li riporto, magari te li faccio io le domande. Adesso io facciamo così, io riporto io i commenti, vai. Ok, va benissimo. No, no. Perché tipo intervista. L'altro spunto di riflessione che lancio velocissimo è qual è il motivo per cui si fanno determinati commenti, per cui si fanno determinate cose. So che sto un attimo uscendo forse dalla domanda, che è quella realmente interessante, forse intanto che non vedo delle opinioni. Qual è il motivo? Cioè, sicuramente è chiaro che non si fa per ottenere qualcosa, per fare colpo sulla diretta interessata, perché... Sei mutato. Sì, lo so. Questa era la questione, secondo me, interessante, che questa, ho messo questa domanda in evidenza, sottolinea. No? Ne avevamo parlato brevemente nei due minuti prima di accendere con Deborah. E la questione è, ovviamente, perché fai un commento del genere in pubblico? Non funziona probabilmente neanche in privato, perché credo che a una cena, insomma, a un bar, insomma, dovunque sia, se tu ti rivolgi a una donna che non conosci dicendo guarda, io ti darei anche un bel colpetto, insomma... O sei veramente la fine del mondo e lei è in grande bisogno, oppure la probabilità che ti mandi a quel paese è alta assai. Quindi ovviamente non può, men che meno in pubblico, quindi non può essere che uno pensi di avere una chance. Quindi perché? Ecco, qui c'è un'ipotesi, questa di Dweck, no? Viene per cercare l'approvazione di chi ascolta, cioè in realtà il commento non è rivolto a te, è rivolto a se stesso e ai suoi amici. Guardate come sono figo, io faccio la battuta. Mi ci ritrovo perché avendo vissuto nell'ambiente del bar dei brufolosi col testosterone eccessivamente alto, convinti di essere qui, alcuni di questi sono apparsi sulla pagina di Umberto a commentare scioccamente l'osservazione di Umberto, mi ci ritrovo. È tutto un atteggiamento di io faccio il figo con i miei amici. E quindi la donna in questo contesto è uno strumento. No, mi ci ritrovo perfettamente, nel senso che io non ho mai pensato che chi fa questi atti o chi fa certi commenti sia una persona cattiva, questo assolutamente no, ma proprio perché io credo, poi forse mi sbaglio, ma nella mia esperienza anche dialogando con persone che hanno
avuto questi atteggiamenti in passato o li hanno tuttora in maniera velata. Mi chiedo, se il problema è appunto il fatto che una persona non riconosce, perché dopo il post questa persona di certo non si è scusata, ma ha continuato a commentare, a reiterare la sua opinione. Cioè, se il problema è io, persona che faccio questi atti, non mi rendo conto che questa cosa può dare fastidio a qualcun altro, non riesco a capire che quello che dico parte da un'idea sbagliata, secondo me, di donna, vabbè, questo è un altro discorso. Allora, forse il denunciarlo pubblicamente o fare queste dirette, fare questi eventi, l'esprimersi, serve proprio ad arginare il problema, perché se una persona non ha questa sensibilità, non riesce a capire, io credo molto nella potenza del dialogo, forse l'unica cosa che può far capire i sentimenti che ci stanno dietro, le cose che ci stanno dietro e forse far capire che quello che si fa è completamente irrispettoso, sbagliato e anche violento nei confronti della persona è parlarne, è esprimersi, è discuterne e non vedo chissà quali altre soluzioni. Quindi forse denunciarlo pubblicamente, se si fa, vi faccio una domanda un po' provocatoria, se si fa un post generico sulla questione del perché è sbagliato dire questo, prende di più che forse riportare un caso concreto a cui forse le persone possono dire, ok, questa non è un nel mondo tante persone subiscono catcalling, ma ok, è successo questo oggi, è successo questo domani, al 20° posto di denuncia dell'accaduto, forse uno capisce che non è una cosa che succede una volta all'anno, ma è una cosa che è rara ed è sintomo di un problema che c'è e che va risolto. E io sinceramente non vedo altre soluzioni se non parlarne, denunciarlo, prendere posizione. Sì, Matteo Ferri, io sono d'accordo, i caffoni esisteranno sempre, però va detto, e lo dice un vecchio maschilista per ogni standard, no? Perché i caffoni usano sempre le femmine carine come strumento? E che cazzo? No, Usassero se stessi, gli amici, no? Cioè, i gatti, i cani, l'etta. Perché non usano l'etta i caffoni? O zingari, o fate voi, o Di Maio, insomma, non è che mi importa, ma capisci? Quando il cafone che c'è usa continuamente per, come molti qui dicono, perché è un po', in questo stiamo facendo un po' di autoanalisi, no? Io l'ho fatta la mia, avendo praticato il catcalling quando ero giovane, mi sono detto perché lo facevo? E la risposta è fondamentalmente in un'oscillazione fra un po' di invidia, un po' di frustrazione e un po' di guarda che figo sono io, ho fatto la battuta, gliel'ho fatta alla ragazza, no? E quindi che molti hanno detto. Però in realtà c'è un problema più profondo, perché devo farlo solo o al 98% nei confronti delle donne? Se è così, a mio avviso, siccome questo denota che c'è un particolare atteggiamento diffuso di un certo gruppo, noi maschi giovani, devo dire, mi è passata sta voglia da un pezzo. Verso un altro gruppo, le donne più o meno attraenti o apparentemente attraenti o visibili, non importa, no? Che ti saltano all'occhio. Allora, siccome queste sono categorie sociali alla fine, cioè ci sono milioni di persone di queste caratteristiche, forse usare gli esempi, no? E colpirne uno per educarne 100, tanto per citare le famose Brigate Rosse, non è in questo caso necessariamente erroneo. E come qualcuno ha detto, chi di consenso di gruppo ferisce, di consenso di gruppo perisce. Questo è un altro livello di discussione. Perché in un'interazione pubblica sui social non possiamo usare le stesse regole? Io non scelgo il terreno di confronto, cioè io non vengo a molestarti dandoti del cretino, per esempio, no? Ma nel momento in cui tu lo fai con me, allora io mi sento legittimato a trattarti in questa maniera. Questa è una regola, per esempio, che io seguo, quello che ho detto prima, la dottrina Powell, no? Sì, no, infatti anche qui stavo leggendo i commenti, cioè secondo me è ben diverso anche il contesto in cui è stato fatto, cioè non è un commento a una foto pubblicata, secondo me l'aggravante è che è anche un video Siamo in divulgativo. pieno disegno di legge Zan. Hai tirato fuori l'aggravante, entriamo in disegno di legge Zan. No, per carità. No, nel senso, l'aggravante è forse che
il contenuto del video è divulgativo, cioè l'intento, il fatto è che parlando sempre di quella dinamica di potere che forse citava qualcuno nei commenti, che si sente in posizione di vantaggio, mi sembra quasi un meccanismo di difesa proprio dato dal fatto che c'è una ragazza, tra l'altro cioè, non è che ci fosse, c'era proprio il mio viso che parlava e basta, un viso che parla di economia, che parla di fa video divulgativi e io mi sento, tra l'altro, persona competente su determinati ambiti, la persona che ha fatto questo commento in cui veniva richiesta un'opinione, la prima cosa che penso e che sento di condividere è quella. Il commento maschilingue? Sì. Senti, alcuni mi dicono, non so se siete seri o sono folli, permettimi, non so se vi leggi. Allora, salto quelli con cui sono d'accordo. Uno dice, un amico, premetto che è un ignorante, che dice che potrebbe essere accettato, che dovrebbero accettarlo e basta il catcalling, le donne. E perché lui non accetta lo sputo in faccia e basta? Cioè, io davvero su questo, una delle cose che mi è piaciuta di più della mia compagna, di Susanna, molti anni fa, Roma, ma io ero a una riunione, mi ricordo pure, in CGL, dove incontrare Epifani, era un periodo in cui cercavo di costruire e fermare il declino, e lei ha detto, io non vengo, ho detto, sto qua, vado a fare due passi, no? E ma ha avuto il catcalling pesante, e siccome è anche una sì, carina, appariscente, visibile, cioè, ha deciso di dargli una lezione, era un gruppo di ragazzotti, uno ha fatto un apprezzamento del tipo di quello che ha ricevuto Deborah, scusa, come chiamarti Simona, no, perché c'è Simona Ferrero con cui faccio, la conosco meglio. E lei ha detto, si è girata e ha detto, davvero? Cioè, ha fatto la scena di che era, aveva apprezzato. Questo tutto era pimpante, gli è andato incontro e la signora gli ha tirato un mal rovescio, dritto al rovescio. Il qual, la qualcosa, molto interessantemente, proprio boom boom, ha scatenato le risate dei compagni e l'umiliazione di questi. Era analogo, E a mio avviso ha fatto molto bene. E mi ha fatto molto bene. Quindi capisci, quando uno mi dice dovrebbero accettarlo, io gli dico, ma guarda, come vuoi, però se le donne devono accettarlo, se poi ti sputano addosso, devi accettarlo. Sì. E il fatto che la nostra mente maschile sia fatta così, io sono anche d'accordo che è fatta così, ma non è vero che non può farcela, perché se ce l'ho fatta io, che sono scemo, ce la possono fare anche gli altri. Questo lo rispondendo a Matteo Ferri. Sì, io so, ho visto un commento a cui vorrei un attimo rispondere, forse un po' per smentirlo. Qualcuno scriveva, non mi ricordo bene chi, insomma, recuperabile lì, che certe dinamiche in gruppo, cioè le persone in gruppo fanno cose che non farebbero in privato. Sì, ma non è questo il caso, nel senso che la persona, il soggetto in questo caso, una volta interpellato, non è che ha detto sì, scusa, mi dispiace, l'ho fatto perché mi sentivo, stavo scherzando in un gruppo di amici. No, c'è una persona che è convinta che dire quelle cose lì sia legittimo, cioè non si riesce a capire effettivamente che quelle cose lì siano sbagliate e possano dare fastidio. Questo è il mio dubbio, è la cosa che non riesco a concepire. E mi viene in mente, forse, sempre ritornando alla domanda del allora perché denunciarlo? Mi viene in mente un esempio stupido, un po' pirandelliano, cioè la persona che ha il naso storto e va a chiedere al suo amico, io ho il naso storto, una persona che non si è mai resa conto di avere il naso storto, e l'amico uno gli dice, guarda che tu hai il naso storto, ah ma lui me lo dice perché io sono, gli sto antipatico, vuole che io forse risulti brutto, però forse è la decima persona che ti dice quello che fai è sbagliato, non so se si è capito un po' la metafora, forse io inizio a dire, ah, ok, forse effettivamente quello che faccio è sbagliato, effettivamente non è la persona X che vuole fare la vittima, vuole attirare attenzione perché, oh mio Dio, mi è successo questo caso, mi hanno detto questo, allora lo uso come scusa per avere visibilità o roba del genere. A me è stato detto di tutto una volta che ho denunciato, perché vuoi fare la vittima, vuoi essere al centro dell'attenzione, oppure nel momento in cui ti esponi ti prendi anche la responsabilità dei commenti che ricevi, is the new, se esci in minigonna ti assumi la responsabilità che ti possono stuprare, cioè. Queste sono le domande un attimo che volevo anche porre. Non so se si è capita la metafora. Si è capita, gioventù? Perché adesso ci volete voi. Io ho spiegato un po' l'episodio. No, l'episodio che ho raccontato, che è avvenuto
credo fosse il 2012, la scena che Susanna ha fatto è stata di aver gradito il complimento, siccome era un invito bel culo di ehi, gran bel culo, perché non vieni a prendere qualcosa con noi? Ho detto, perché no? Dai, sì, mi prendo un drink, e questo pensava di prendere, di offrire il drink, quindi si è alzato, faceva il gentiluomo nel suo codice, e si è beccato, c'era anche l'anello, Oddio, ho detto, ma gli hai fatto male, spero di sì. Ma adesso parte la storia, il punto era che l'umiliazione pubblica non è vero che sia questa cosa. Sì. No, adesso vedo non uso il termine gogna mediatica, vorrei che scusate, ma cosa vuol dire? Cioè, se io dico il personaggio pubblico XYZ dice cretinate, eccetera, eccetera, si comporta Salvini, quello che volete voi, anche uno meno famoso di Salvini, anche Boldrini. Okay, molto meno famosi, perché non ho il diritto di dirlo anche del personaggio che ha deciso di essere pubblico in un mondo ristretto di 500 persone prendendo una posizione del genere? Non c'è nessuna differenza, è continuità. Al Papa Francesco lo conoscono in miliardi, a costui lo conoscono in 500, ma sono entrambi pubblici. Sì, rettifico l'esempio perché vedo che non è stato compreso. Intendevo dire che se una persona esce in maniera appariscente, allora deve mettere in conto che può ricevere certi commenti, certe cose. Cioè, è questo il fatto che l'esporsi pubblicamente, che sia in una passeggiata in strada o che sia in un video nelle storie di Instagram, non legittima nessuno a fare commenti di questo genere ed è retrogrado pensare anche solo minimamente contemplare questa possibilità, o il fatto che bisogna accettarlo ancora di più. Non so, ho rettificato un attimo perché magari mi sono espresso. Qualcuno sta insistendo che sembra che la parola che hai usato per definire l'atto di violenza sia proibita su Twitch. Dubito, perché si potrà ben parlare dell'atto di stupro, ci si dissocierà sull'uso della parola, ma francamente, o sull'atto anche, però credo si possa discutere, quindi sì, ma è ovvio. Allora capiamoci, c'è una differenza, ecco, su questo condivido quello che un ascoltatore ha detto. Il paragone va usato con saggezza, perché lo stupro è un reato. Dire a una, uso l'esempio di Susanna, bel culo non è un reato, ed è interessante, io credo che ci sto, io sono molto contro la cancel culture, queste cose qua, perché ritengo che il diritto di parola debba essere mantenuto. Capisco che le parole possono offendere, infastidire e anche creare violenza psicologica, però nonostante questo non sono dell'opinione che si devono trasformare in reati. Perché? Perché mentre obiettivo per tutti che un pugno sul naso, stronzo ha una valenza diversa a seconda dei soggetti. A me, per esempio, è sempre sembrato un complimento. Quindi, non ditemelo perché io sorrido. Però questo non implica che non sia vero l'opposto, capite? E qui la delicatezza dell'argomento. Per alcuni stronzo è una parola pesantissima. E se te lo fanno osservare, non fanno nulla di male. No, esatto. No, non volevo assolutamente paragonare le due cose. È che magari cambia la sensibilità nel tempo. E quindi era semplicemente una battuta del davvero? Se qualcuno si espone pubblicamente tramite un video, nelle storie, allora si espone anche a tutti i tipi di commenti indiscriminati. Cioè, era quello il punto. Cioè, forse... Sì, ma vediamo di chiarire. Oni Zerk. Sì, ma sembri non capire. Infatti, l'ho proprio detto. Tutto ciò che regolamentiamo penalmente, a mio avviso, è giustificato regolamentarlo penalmente e punirlo, perché riteniamo che ci sia ragionevole unanimità sulla gravità del gesto. Okay? Il pugno sul naso è il pugno sul naso, fa male a tutti. Certo, poi a uno grande, grosso, potentissimo, col naso da pugilatore, probabilmente un pugno mio sul naso non fa grande male, ma non importa, è comunque un pugno sul naso. Come ho già detto, stronzo no, è soggettivo. Infatti non sto suggerendo, né mi pare che lo faccia Deborah, né l'ha fatto nessuno, che lo devi trasformare in oggetto per andare in tribunale. Infatti trovo ridicolo quelli che ogni due per due, perché gli spiego che sono idioti,
perché dicono idiozie, cioè se scrivi continuamente idiozie mi dispiace, sei idiota, è una questione logica di categorizzazione, che mi dicono io la querelo, querelami, è un problema tuo, mi sembra una sciocchezza, però capisco, e se ho interesse, perché questo mi dice, mi dica professore, a me o Michele, a me il sentirmi chiamare idiota mi offende particolarmente, per le ragioni più svariate, dopodiché sta a me decidere se questa persona mi interessa abbastanza e smetto di chiamarlo idiota, anche se magari lo penso, oppure continuo tranquillamente. Non solo, sta a me decidere se il gruppo di chi lo frequenta, ai quali vengo esposto come un soggetto che dice continuamente idiota, mi interessa oppure no. E questo vale anche per il soggetto in questione. Capite? Quindi qui stiamo discutendo non tanto questo aspetto, ma appunto l'osservazione che la esposizione pubblica di atti di questo tipo non sia utile o non sia legittima. Io devo dire, riflettendoci da quando sono partito, mi è sembrata sia utile che legittima. Esatto, c'è qualcuno, cioè, perché vedo anche nei commenti, che sostiene che è sbagliato mettere, diciamo, pubblicare, denunciare pubblicamente con nomi, cognomi, i fatti, la persona che fa certi commenti. Questo forse era anche l'interesse primario di questa live, cercare di avere argomentazioni a favore di questa cosa, perché è tutto un po' della domanda gogna mediatica, perché no? Adesso sto leggendo. Ma molti stanno sostenendo, guardate, non è cioè, allora, io per esempio trovo l'affermazione di molte, in questo caso donne, che, vabbè, non lasciamo stare le etichette, no? Ti dicono, io mi posso vestire come voglio e tu mi devi rispettare, non c'è niente di osceno, attraente in quello che faccio. Io onestamente su questo non sono d'accordo, ma questo non implica l'atto, però, occhio. Cioè, io credo che se uno si veste come lo fanno anche degli uomini, il mio amico Davide Marra ha l'abitudine, a mio avviso non gradevole, di esporre con una frequenza eccessiva la sua notevole muscolatura. Davide, sappilo, è notevole, capisco, però diciamo, c'è un grado di narcisismo nell'esporla fotograficamente eccessivo, ed è chiaramente un messaggio sessuale. No, c'è poco da fare, non è che siamo deficienti, cioè tutti quanti hanno attrazioni sessuali, sia gli uomini che le donne. Quindi se una donna mi gira la minigonna con i seni fuori e con tutta una serie di forme, ovviamente mi manda un messaggio sessuale. Dopodiché c'è il problema di come glielo trasmetto, l'effetto che fa. È chiaro che se lei si veste così vuole mandarmi un messaggio sessuale agli uomini che la guardano. E ragazzi, fa parte del giochetto. Secondo me l'unico atteggiamento da prendere su questo fa parte del gioco. Ti piace, ti attira, provaci, ma provaci con intelligenza e delicatezza, perché se vai lì e ritieni che siccome c'ha il deretano al vento, tu allora le mani sul deretano gliele puoi mettere senza chiedere il permesso, e no, perché un conto è il deretano al vento, il vento non ha personalità né fisica né giuridica, le tue mani sì, io la vedo così. Quindi credo sia molto ipocrita dire ma se io mi vesto sexy non è perché voglio essere sexy. Certo che vuoi essere sexy, non raccontiamoci cretinate, cioè voglio dire, a suo tempo fui sposato, sto con una compagna da 10 anni, sono con qualche donna, ho interagito in vita mia, quando una donna magari proprio anche in accordo col suo moroso compagno, amico, decide di vestirsi in una certa maniera, lo fa perché vuole attrarre l'attenzione, va benissimo, fa parte del, come dire, vivere insieme è anche carino. Cioè, immaginate di andare in un ristorante e sono tutti vestiti col burka, cioè, che poi coglioni, c'è una prova abbastanza triste, no? Questo non implica che però devi mettere le mani sul culo, capite? Non è una roba proprio così difficile, a mio avviso. Sì, no, è che ognuno è libero di questo, ti crea contestazioni, ma chi mi crea tutte le contestazioni del mondo? Ti immagini se io ho problema? Cioè, una persona può pensare quello che vuole, dire quello che vuole, il problema è l'azione e l'atto pubblico, cioè il tramutare quel pensiero, quel desiderio, quella ricezione e percezione in atto o in commenti pubblici o in parole offensive, cioè è questo il compromesso forse, non è
Chiede se è troppo pratico la lista di attenzione. Cioè, Poi ricevo anche degli avvisi, spero che questo sia un avviso amichevole e non una specie di avviso mafioso, perché dalla maniera in cui è scritto potrei dedurre che è un avviso mafioso. non si capisce il tono dei messaggi, grave problema. Sì, anche questo forse è il mio dubbio, io non ho una risposta. Cioè, non Ecco, può... posso contestare Rob99, guarda, mi dispiace, no. Non so cosa ne pensi Simone, anzi lo chiedo esplicitamente a Simone, no. Cioè, credo che bisogna essere veramente con capacità cognitive molto basse a pensare che se vado in giro con un see-through e con una super mini skirt e con un tacco 8, neanche 12, lo faccio solo perché. Tra l'altro, cerchiamo di essere onesti, tutta questa oggettistica l'abbiamo inventata noi. Cioè, davvero. Domani farete i meme, ma adesso questa cosa mi fa un po' girare le balle logiche. Tutta questa tempistica, il tacco, come dire, violento, che è quello che fa male ai piedi, le gonne, le abbiamo inventate noi, le trasparenze, tutte robe inventate noi, nel senso degli uomini. Ok? Che poi nell'interazione uomo-donna c'è una componente di attrazione sessuale, di reciproca, palese, che usano anche gli uomini. Se no, tre quarti di uomini in palestra, perché lo fanno? Che devono farsi i bicipiti e le magliette attillate? Perché quelli che hanno i muscoli si mettono le magliette attillate per farle notare? Perché non si mettono delle grosse casacche? Tanto il muscolo me lo faccio per salute, perché sto sano. Bene, bravo, mettiti delle casacche che non lo fanno vedere. Invece no, maglietta attillatissima. Dai, voglio dire, ragazzi, sarò anche pratico e logico, però meno di ipocrisia. Quindi... No, poi tra l'altro voglio rispondere anche a questo commento che c'è qua in evidenza, no, del si veste così perché vuole e non per essere sexy, come se innanzitutto perché vuole, ok, grazie al cavolo, nessuno la veste, si veste lei la mattina, quindi è normale che si vesta così perché vuole, però il concetto è perché vuole vestirsi così, cioè non bisogna demonizzare il voler essere sexy, non c'è niente di male. Se uno vuole essere sexy, non vuol dire che allora vuole essere, vuole avere i commenti degli altri o vuole essere molestata verbalmente. Uno vuole essere sexy perché magari vuole essere sexy, non per forza che lo fa per gli altri, però vuole essere sexy perché è la volontà, cioè uno sceglie come vestirsi, ma questo non vuol dire che lo fa per un fine preciso e tantomeno questo fine sarà mai, e ve lo dico mai, essere molestata verbalmente. Cioè, nessuno decide, oh, mi metto questa gonna per uscire a avere i commenti di X che passa e mi dice che gnocca. Cioè, no. Sì, ma certo che si può essere eleganti senza essere sexy, Onizerchi. Infatti siamo d'accordo. Infatti, siamo d'accordo. Quando ti vesti in maniere sessualmente attraenti, non sei necessariamente elegante, anzi, poi dipende dallo stato sociale. Io mi ricordo, guardate, una delle esperienze che mi intristiva. Negli anni che vivevo a Madrid, quando ero professore a Carlos III, avevo l'abitudine di lavorare il venerdì fino a molto tardi, e tornavo, siccome vivevo a 2 passi dalla stazione di Atocha, nella calle Felipe IV, accanto al Prado. Mi piaceva passeggiare per il Paseo del Prado, quindi prendevo regolarmente l'autobus che portava il proletariato di Getafe in centro a Madrid a Ser Fiesta, a Movida, il venerdì sera, a volte anche il sabato. Ed era strapieno di ragazzine, io al tempo avevo 40 anni circa, vestite ultra sexy, e dalle loro conversazioni si capiva perfettamente perché si erano vestite così. E mi dava una certa tristezza, ok? Perché non erano esattamente eleganti. Quindi il punto non è quello. È vero che ti puoi vestire elegante senza essere sexy, come ti puoi vestire sexy essendo sia elegante che non. Ma qui non stiamo discutendo di quello. Stiamo discutendo e riconoscendo, l'ha appena detto Deborah, scusatemi, sì, l'ho chiamata Simona di nuovo prima, ma appunto ormai è così, che... Uno lo fa ovviamente intenzionalmente. Io credo sia ipocrita dire che no, io mi vesto così perché mi piace. Ma non ti piace il tacco 10? Dai, cazzo, fai fatica a camminarci. Ti piace per un po'? Ti piaci tu sul tacco 10, che è una cosa diversa. Non ti piace il tacco 10, ti piaci tu sul tacco 10, 12, 8, va benissimo, anche 6, se non avete i muscoli delle caviglie adatte, no, no, non fatevi venire le paranoie.
Ma perché ti piace? Ti piace perché corrisponde a un certo standard sociale, ma va tutto bene, io non ho l'ossessione che esiste un io mio vero, che se non ci fosse la società io sarei un'altra roba. Noi siamo questa roba qui e quindi c'è anche il fatto che troviamo piacere dal fatto che gli uomini ci guardino, o le donne nel caso degli uomini. Il punto non è quello, ed è l'ipocrisia di dire che io mi vesto nuda perché così quel giorno mi veniva di essere nature. Il punto è che se mi vesto nuda non hai sei autorizzato a violentarmi. Non so se mi spiego. Capite la distanza? È tutto lì, è semplice. Io capisco che qualcuno, padre di violentatori, non la capisca e dica: ma quella era una zoccola. Però peccato che c'è un problema di differenza, c'è un salto, c'è un salto. Puoi considerarmi una sfacciata, puoi considerarmi uno stronzo col muscolone fuori. Cioè, quelli che girano con i jeans. Guarda, vi ricordate Varoufakis? Varoufakis era famoso. Quando studiava a Essex, ve lo giuro, sia fra i professori sia fra i colleghi, perché lui andava fondamentalmente in palestra. Non solo andava in palestra, passava il tempo a fare muscoli, tutti dicevano che si metteva il cotone. Perché? Perché Varoufakis vestiva solo magliette attillate e jeans attillatissimi, quel famoso pacco. Perché? Perché Varoufakis, da buon borghesotto, macio, greco, era uno molto macio, show off, ok? Quindi, non è che lo fanno solo le donne, lo facciamo anche noi. Basta non essere ipocriti. Basta non essere ipocriti. Accettare che questa persona si è vestita in maniera sessualmente attraente perché quel giorno ha deciso che la sua soddisfazione personale è essere sessualmente attraente. Mi manca la voce. Sessualmente attraente. Esattamente come un altro dice: oggi la mia soddisfazione personale è andare da Cera, che mi piace tanto, sfondrarmi di crudo e lasciargli 400 euro. Che differenza fa? Esatto, cioè non bisogna demonizzare, cioè nei La discorsi di pubblicità altre c'era, l'avevo persone detto. si demonizza se una donna vuole essere sexy. Perché bisogna demonizzarlo? Cioè è una cosa su cui nessuno penso che dovrebbe avere niente da ridire. Il problema sta lì, cioè non è che si veste necessariamente sexy per te, anzi, questo è proprio l'ultima Scusa, dei ogni che tu sei proprio problemi. abbastanza contrario, Varoufakis non metteva in imbarazzo i puritani inglesi, quelli che tu chiami i puritani inglesi, i ragazzotti inglesi, erano esattamente come Varoufakis. Che ti credi? Che ti credi succeda nel pub inglese? Come ti credi che il maccio inglese vada in giro vestito? Dai, su, vediamo di non dire cretinate. Varoufakis è un buzzurro. No, ma nessuno si vuole demonizzare o oggettivare, ma nessuno demonizza. No, però se uno dice se una donna, se uno fa il nesso del se ti vesti così, se ti comporti in determinato modo, se fai qualsiasi cosa, allora sei autorizzato a. No, cioè uno ha la libertà di espressione consapevole che manda dei messaggi agli altri vestendosi in determinati modi, consapevole che mandi dei messaggi, ma questo non vuol dire che mandare dei messaggi uguale allora io ho il diritto di compiere, di fare azioni. È lì che passa l'incoerenza e la violenza. Benissimo che non si capisca, la È soddisfazione incredibile. psicologica, psichica, è una cosa che esiste, altrimenti perché alcuni che possono permettersi comprare i vestiti di Keaton? Non sono neanche belli. Sì, ne ho uno anch'io, ma non importa. Capite? Cioè, il piacere psichico di esibirsi è una cosa, ci sono, c'è negli animali, il pavone, l'alfa male, insomma, c'è. Fa parte della struttura naturale del nostro cervello, va bene. Quindi, certo, gli stimoli arrivano a chi ti vede, ma la differenza è che abbiamo proprio deciso che fa parte del convivere civile che si può avere il compenso psichico di esibirsi senza implicare che questo dà il diritto agli altri di violentarti. Cioè, guardate, cioè, sono molto esplicito, però adesso è cambiato l'argomento da prima, quindi mi sento più coinvolto. Io da 11 anni sto con una donna molto bella, ok? La quale ama vestirsi in maniera appariscente e a me piace. Quindi, se esco spesso con Susanna, certi a me se l'ambiente è adatto, in maniera che lei è molto sexy. Cioè, questo non implica che me la possono violentare perché io sono andato al bagno, o anche se non sono andato al bagno mi riempiono di pugni. Cioè, non è tanto difficile da capire questo argomento. O no?
Azione e anche vado a parlarci, provarci, però tenta Debra. No, certo, hai detto quei tipi di azione. Intendevo ovviamente tutto il campo di azione riferito alle molestie, a certi commenti un po' spinti, cioè non è che sto lì a ripetere ogni volta l'elenco delle cose sbagliate giuste. Penso si sia abbastanza capito dopo 52 minuti un po' qual è il confine tra ciò che è insomma, legittimo e cosa no, cioè dire una botta te la darei non è legittimo, dire sei una bella ragazza, ti va di prendere un caffè, cioè chi mai ti sognerebbe di dire queste Detto catcalling? Matteo, ma infatti non c'è niente di male se ti volti. Capisci? La leggera soglia sta nell'interazione. Ma va benissimo che ti volti. Ma va benissimo pure che guardi quando la vedi arrivare, perché capisci che poi ti godi il culo. Non c'è nessun problema. La soglia sta nel fatto che la manata sul culo non sei legittimato a dargliela. Sono spiegato? Nell'autobus, questa col tacco 8 e la minigonna di pelle che è lì attaccata al palo in piedi accanto a te, è vero che ti sta provocando i turbamenti anche perché sei a stomaco vuoto e torni da 5 ore di lezioni, ma questo non ti autorizza a infilarle la mano sotto la minigonna. È quella la differenza. Non è tanto difficile. Come vedete, sono molto esplicito perché se robe succedono, non avevo riflettuto che saremmo arrivati a questo. A me interessava più l'aspetto all'inizio di. Se è una tattica appropriata e se, come dire, legittima dal punto di vista logico o etico, se volete, dire pubblicamente a uno che riteniamo abbia violato le nostre norme morali, guarda che hai violato le mie norme morali. Perché alla fine a questo si riduce. E su questo adesso ho zero dubbi, no? Cioè, il caso di Umberto che fa il posto su questo signore che ha manifestato i suoi desideri di dare una botta a Deborah, non a Simona, magari anche a Simona, però non voglio coinvolgere anche Simona. A questo si riduce. Umberto ha o non ha il diritto, è o non è legittimo e anche giusto, nel senso di apprezzabile, che lui dica: guarda che hai violato le mie norme morali. Non sono leggi, sono le mie norme morali e io dico pubblicamente che tu le hai violate, che io non condivido le tue norme. A me sembra che, messa così, che viene chiaro dopo un po', la risposta è ovvia, certo che sì. Infatti, anche prima quando mi hanno fatto questa domanda, io adesso mi sono messa qui anche a leggere i commenti, il nostro dubbio non è che è stato risolto, nel senso non è stato confermato che effettivamente non ci sono questi motivi sostanziali per dire no, non devi farlo perché almeno io non li ho letti qui e ancora non li trovo. Adesso sto leggendo. Allora, ecco, vedi, ecco, quinta esempio. Certo, ma infatti io non sto dicendo che tutte le reazioni sono ingiustificate, ti immagini? Io ricordo anni fa di aver avuto un scambio piuttosto pesante con una collega che è anche amica, la quale era irritata dal fatto che un collega al Dipartimento a Los Angeles le faceva i complimenti per i vestiti. E io ho detto, ma senti, non stai bene il cervello, cioè. Tutte le volte che mi vesto sexy mi fai i complimenti, e cosa vuoi che faccia, povero vecchio? A parte che ha 75 anni. Poi voglio dire, mi viene spontaneo, te lo fa bonariamente, che cazzo ti offendi? D'altra parte, vieni in ufficio a insegnare in minigonna, cioè, insomma, sto qua non è cieco. Cioè, quindi sono d'accordo, non è che tutte le reazioni cioè, c'è una dimensione, nessun problema a dirlo, di moralistico ipocrita. Questa che appunto dice sì, io sono vestito super sexy, però era così, perché mi sembrava che oggi era meglio della tuta da ginnastica. No. Cioè, mi dicono il tacco 12 è così pratico, altro che le sneakers, insomma, mi viene un po' da ridere. O no? Cosa dici, Deborah? No, è il fatto che uno semplicemente possa, ha il diritto di sentirsi a suo agio e se in quel bisogno una persona si sente a proprio agio perché per mille motivi psicologici che non siamo qui a citare, a vestirsi col tacco 12, col tacco 10, senza dire ok, questo è più comodo perché naturalmente stai dicendo una cavolata. Ma perché in quel momento si sente e vuole vestirsi così, non c'è nessun problema e soprattutto, ok,
ovviamente sempre chiaro e consapevole che potrebbe mandare questo messaggio, sì, ovviamente, perché sennò una persona ingenua, se si veste, secondo me, se si veste in un determinato modo e pensa che non passi un determinato messaggio, è ingenuità, ma questo discorso non c'entra niente con il versante molestia, cioè proprio sono due discorsi paralleli, e non si dovrebbero incontrare mai, e se si incontrano è un problema, perché forse è il problema, tra l'altro. Ecco, Laura dà una buona sintesi, vero? Alla fine era quello che dicevamo anche all'inizio, sono regole relazionali, no? Ed è proprio per questo che va applicata anche la simmetria. Se tu hai il diritto di dire ma devi sopportare che io ti faccio il catcalling, io ho il diritto di dirti devi sopportare il fatto che ti sputo in faccia. Nessuno dei due gradisce l'altro, allora non ci possiamo relazionare, però se stai in relazione con me una cosa implica l'altra. Quindi certo, poi se sei in buona fede ovviamente eviti l'escalation e quindi cerca dimensioni di compatibilità. E per chi si è collegato dopo, abbiamo ben distinto l'ambito privato dall'ambito pubblico, cioè sono due cose diverse. Nell'ambito privato tu decidi di non relazionarti con determinate persone, ok, o di, non lo so, non relazionare, scambiare rapporti e tutto. Nell'ambito pubblico è tutto un altro discorso, cioè entrano forse in gioco delle limitazioni che nell'ambito privato non hai, perché non ce n'è bisogno. Certo, mi sembra anche ovvio, no? Cioè, esatto, no? Ho letto i commenti qui, quindi l'ho specificato per quanto per me sia scontato, però... Specialmente in un contesto in cui adesso, se oggi qualcuno si mette qua, o dopo quando metterò il video, a fare commenti sugli aspetti estetici di Deborah, io dico, vabbè, sei un cretino. Perché? Perché me ne frega niente che sia più o meno carina, cioè è irrilevante. Uno puoi anche pensare che è carina, voglio dire, non è che te lo sto proibendo, sto dicendo che da quello a trasformarlo nell'oggetto di un commento, quando il dibattito è su altro, e fare appunto poi oltre che il commento, domani commento che è carina, adesso non lo so, dipende da lei, deciderà lei se il commento che è carina può farle o non farle piacere. A me per esempio non fa piacere. Non lo so, non sono carino, però non so perché c'è della gente che intanto decide che sono sexy. E a me non fa piacere, e non sono uno timido, come avrete notato, però mi caca il cazzo in pubblico, ok? Ecco, visto? Detto esplicitamente. Quindi è tutto molto soggettivo, e quindi bisogna riuscire a capire che esistono contesti in cui devi mediare. Devi mediare le espressioni dell'uno e dell'altro, che i contesti pubblici dedicati a temi altri dalla tua attrazione sessuale non sono quelli adatti per manifestare le tue attrazioni sessuali. È piuttosto banale. In un party privato, se più o meno gentilmente dici a una che ti attrae sessualmente, va benissimo, fa parte, è una delle ragioni per cui si fanno i party, capiamoci, no? Quindi non è che i party non si fanno per discutere di filosofia teoretica. Basta, ragazzi, con il professore, andate a fare il culo, va. No, rispondo che c'è un commento che mi ha dato fastidio, se devo togliermi questo sassolino, scusami. Giovanni ha scritto, per me sarebbe un mondo bellissimo, in un mondo in cui puoi dire tranquillamente ti darei una botta. Sì, relativizziamo, un mondo bellissimo per chi? Per te? Cioè, di certo non per le persone che si sentono... Dov'è il commento che non lo vedo? Più su, Giovanni ha scritto, adesso ti dico il nome, Giovanni Alain, 8:56 l'orario, se così è più facile trovarlo. 8:56, vabbè, per me è 1:56. Sì, ecco, questo mi sembra. Guarda, Giovanni, sì, purché accetti che è un mondo bellissimo quello in cui lei ti sputa in faccia. Vedi un po' tu, capisci? È banale. È vero che tu hai voglia e anche diritto di dire ti darei una botta. Qui il punto, nessuno sta mettendo in discussione il diritto. In Italia, questo paese in cui c'è tutto legalismo, c'ho il diritto, certo che c'è il diritto. Ma il problema è che allora l'altro ha il diritto di sputarti in faccia, l'altro ha il diritto di dirti stronzo, capisci? Quindi se vuoi avere una relazione con l'altro che non sia disputi e insulti, devi dire, beh, forse digli ti darei una botta, la infastidisce, magari cerco un'altra espressione. È sempliciotta la cosa, non è difficile. E collegandosi, soprattutto, per te può essere un mondo bellissimo, un mondo in cui ti dici ti darei una botta, però devi anche accettare che X, in questo caso Umberto, ha il diritto di prendere il tuo commento, metterlo pubblicamente e dire questa cosa per me non è sbagliata, perché senza lamentarti, perché
lo stai implicitamente accettando, comportandoti così, la possibilità che questo venga fatto, secondo me. Vabbè, allora, lo sputo è dominio fisico, la parola è dominio verbale e psicologico, sì, ma lo sputo magari arriva addosso per caso. Io ho sputato, il vento te l'ha portato. Non so, se mi cavo le caccole te le tiro, cioè, hai capito? Oppure semplicemente ti chiamo stronzo. Lei l'ha appena detto, più educata di me. Detto, se uno dice, adesso ti dico in pubblico che sei uno stronzo, allora te la devi tenere. Un modo bellissimo anche quello in cui ti dico che sei uno stronzo. Dai, su, non è difficile questo desiderio di voler emergere facendo polemica. Sono, mi sembrate quei due o tre un po' sciocchi, borghesucci, fighetti, con testosterone eccessivo, pseudoliberali, sono sul sito di Umberto a spiegargli che lui aveva fatto la gogna mediatica. Mentre facevano la gogna mediatica di Umberto, cioè andando lì, cioè lui ha espresso la sua opinione su certe persone in un posto, in un social, e loro stavano facendo esattamente la stessa cosa. Lui aveva detto che l'azione X gli sembrava inappropriata, e loro hanno detto che l'azione Y gli sembrava inappropriata. What's the difference? No? Non sono delle cose un po' difficili. Guardate, il piccolo psicologo, psicanalista o psichiatra, quello che volete voi, che vive in me, dice, quando sistematicamente, perché su questo Freud aveva ragione, quando sistematicamente si fa sempre la stessa battuta, quando sistematicamente si insiste sempre su uno stesso punto, anche se non ha fondamento logico, la motivazione è emozionale, la motivazione è istintiva. E allora fatemi l'esamino di coscienza, capite? Cioè, se io noto che sistematicamente tutte le battute sono sempre che bel culo, se io noto che sistematicamente vengono tutte da uomini, se io noto che sistematicamente ogni volta che c'è un caso del genere sono gli uomini a dirmi, sì, vabbè, ma cazzo, come esageri, sei diventato puritano, che palle, no? Cioè, lascia vivere. Allora, io, educato a una tradizione di autoanalisi, dico, occhio, che qui c'è uno stimolo più o meno conscio che ti dice, io sono maschio e ho il diritto di farlo. No? Sto leggendo i papiri di commenti. Questa cosa ha scatenato molte discussioni, un po' lo sospettavo, però alle 8 di mattina magari no. Io fra un po' chiudo, perché io anche vi lascio a discutere con Deborah, se Deborah voglia, non sei odiata. Io devo andare a letto a dormire. No, esatto. Vediamo un po' di commenti. Beh, ti lascio a te la parola, perché ho parlato più di quello che dovevo, però... Ma no, per carità, a parte che anch'io devo andare a studiare, che per me sono le 9 di mattina, ma comunque presto. E... Chi è Deborah? Io vedo solo Simona. Deborah, ma l'età della persona in questione si può sapere? Sì, è una persona che ha sui 40 anni, laureato in carriera, non è un ragazzino... Ah, pure? Io non l'avevo capito. Allora è proprio un coglione. Cioè, tanto per la nonna. Non so se 40 anni, dai 30 ai 40, insomma. Persona laureata che ha fatto proprio lavori e tutto. Luigi è un buon osservatore, è vero. Faccio la cadenza romanesca perché? Perché nella mia, vedi, ecco, perché nella mia esperienza personale, a parte l'episodio prima di Susanna che ho raccontato, è una delle cose che associo all'ambiente romano, è vero. Per carità, non voglio essere discriminatorio, sono sicuro che si va in tutti i posti d'Italia e del mondo. Però è vero che nella mia esperienza personale, veramente lì, cosa volete che vi dica? Cioè, niente, insomma, mi viene. No, avete ragione. Non, anzi, in realtà non è giusto che lo faccia, però insomma... di certo anche lì l'intenzione è che lo fai con l'obiettivo di insultare i cittadini romani, definirli tutti degli stupratori. Ma no, non lo voglio fare, no, non è quello. Ripeto, semplicemente è proprio l'effetto dell'esperienza mia di vita. Avendo assistito e visto queste cose più frequentemente o quasi solo lì, ho questa... Beh, adesso è pieno di romani che dicono che è vero, ma non importa, cioè, è vera, insomma, non sono scemo. Cioè, è ingiusto da parte mia che usi nella stessa maniera che mi dà fastidio quando si fa il tonto, bisogna usare il veneto perché i veneti sono tonti, è giusto che sia scorretto che usi imiti la mente
l'accento romano per fare il molestatore. È vero, invece Ernesto c'ha tutto uno stile delicato, adesso la stiamo buttando un po' in ridere, ma va bene. Poi Ernesto, Orozco, è lì che si lamenta, lui è signorino. Se lui è signorino, io sono una gallina. Abbiamo anche scatenato il tifo. Sì, no, infatti adesso direi che... Vabbè, allora io adesso chiuderei, darei a, giustamente all'ospite 2 minuti di chiusura. Preparatevi a chiudere, preparatevi a dire ciao ciao, fate girare, scatenate il casino, che ovviamente si scatenerà perché hanno detto cose che purtroppo in quel paese assurdo sono controverse. A me sembra di aver detto solo, come dire, common sense, ma in quel paese assurdo sono controverse, e lascio la parola all'ospite. No, esatto, non è che abbia chissà quali cose da dire per concludere, appunto questo spazio è stato fatto più che per dare delle risposte, è stato fatto partendo da dei dubbi, da delle domande, e quindi mi ha fatto un sacco piacere continuare questo filone e soprattutto non ricevere argomentazioni logiche consistenti sul fatto che questa cosa non si possa fare, quindi insomma mi sembra che sia stato abbastanza concordata questa legittimità, e hanno fatto piacere tutti gli spunti di riflessione e soprattutto sul fatto che ci sia questa differenza. Cerco un attimo di riassumere forse i punti un po' più salienti del dibattito tra pubblico privato, tra sì, se tu ti senti legittimato a fare determinate cose, però devi anche mettere in conto che gli altri sono legittimati a risponderti, e questo penso sia un po' la massima fondamentale, forse più significativa e riassuntiva della conversazione di oggi. Io anche ringrazio tantissimo Michele Boldrin per questo spazio che mi ha fatto piacere sia esprimere sia ascoltare. E con queste parole sì, è questo. Se tu sei legittimato a aggredire verbalmente, gli altri sono legittimati a risponderti, ricordatelo. È il vecchio don't des. Ah no, o quid pro quo, non mi ricordo più quale sia. Bene, buona giornata, vado a dormire che c'ho da lavorare. Deborah la mandiamo a studiare con Simona. Deborah e Simona vanno a studiare, che devono laurearsi, sì. E voi state bravi, ha ragione Simona, il figlio di Blezzi. Buona giornata a tutti, end of broadcast, ciao ragazzi, occhio per occhio. No, l'occhio per occhio è una roba un po' diversa, vabbè, ciao Beltrani. Non è che ti rispondo con una molestia verbale se tu mi rispondi, cioè, se no, beh, lasciamo stare. Ciao, ciao.